Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo 24esimo episodio della serie. Allora, come potete vedere, ho lavato un po' i mezzi, anche se questo qui è ancora un pochino sporco. E sì, avevo un pochino fretta, sinceramente, quindi non li ho puliti per bene, però sono comunque belli puliti, dai. Poi ho sistemati qui un attimino ordinati, così alla cazzo di cane, come si suol dire, però sono riuscito a fare un pochino di ordine, dai, piuttosto che avere tutto in giro come sempre. Comunque, stavo pensando di comprare un nuovo campo e sinceramente volevo un campo abbastanza grande e abbastanza vicino tra la farm e il biogas. Quindi pensavo, e anche le vacche, sinceramente. Quindi pensavo al campo 36 o al campo 37, che sono belli grandi, sono appunto soddisfano le nostre esigenze, e quindi adesso vado anche a vedere quanto costano e poi decidiamo cosa comprare. Allora, sono in partita da solo, sono un po' raffreddato, come potete sentire. Ho chiesto a Giuliano se era disponibile, ma ha avuto un imprevisto all'ultimo e quindi non è riuscito ad esserci. Poi non volevo aprire la partita in multiplayer perché oggi la connessione è un po' quel che è, e quindi ho detto vabbè, registro da solo, così magari ho anche la libertà di utilizzare qualche mod. Poi magari pensavo anche di utilizzare la machinery rental, che è appunto quella che avevo presentato, che è questa qui, che si possono noleggiare i mezzi. Quindi volendo potrei anche noleggiare una mod che in teoria non ho nella serie, e poi tanto sparisce, quindi quando voi rientrerete nella serie non sarete obbligati a avere per esempio la mod. Comunque dopo vedremo, dai. Scusate, ma sono veramente acconciato male. Allora, il 37 costa 47.200, mentre il 36, che è una bella bestia, quasi quasi compro questo, costa 66.000. Ma quasi quasi li compro anche tutti e due. No, dai, compriamo questo. Che cazzo, ok. Comprato. Bene, bene, bene. Sì, ci serviva un bel campone, bello grosso. Era il minimo, visto che ora abbiamo una mega trebbia, poi abbiamo la trincia e tutto quanto, mi pare anche giusto. Allora, mettiamoci qui, seminiamo, vediamo. Allora, che cazzo, dov'è? Eccolo qui. Sì, direi frumento, visto che ne abbiamo parecchio. Cioè, ne abbiamo parecchio, cazzo dicendo, non ne abbiamo. Abbiamo parecchio orzo, ma di frumento ne abbiamo poco. Via, parti. Ok, ottimo. Sì, comunque un bel campone, bello grosso, e direi che abbiamo fatto bene a comprarlo. Poi, qui avevo finito sì, tutti i campi, mi pare. No, forse non l'ho fatto. Ma sai che non mi ricordo. No, non l'ho fatti. Però, sì, questo sì. Forse l'unico che manca era quello là, però dai, possiamo anche fare a meno. Poi, allora, appunto, vedete che Giuliano non è potuto entrare, purtroppo. Quindi salutiamolo calorosamente, speriamo che torni in un prossimo episodio, visto che è un pochino che non c'è nella serie, e penso che la prossima puntata sarà anche in multiplayer, visto che è un po' che registro io da solo e un po' mi annoio sinceramente. Sì, è comodo per il curso play e tutto quanto, però è comunque, preferisco comunque avere compagnia, diciamo, in partita. Poi, volevo dirvi, siccome tantissimi di voi mi chiedono che fine ha fatto la vasca, qui stiamo toccando un tasto dolente perché la vasca appunto deve essere messa in game, cosa che io, ecco, vedete anche qua il biogas come siamo messi, ci manca un pochino per far fermentare, neanche tanto, quindi magari andiamo a 15. E qui stavamo un po' riempiendo la trincea, comunque c'è già un pochino di roba. La vasca appunto deve essere messa in game, cosa molto difficile per me perché non ho mai fatto una cosa simile, e quindi mi sto facendo aiutare da Marco Fiat, cioè già mi aiutava con la modellazione, ma con l'in-game proprio sono a zero, quindi devo, diciamo, imparare un po' e vedere cosa riesco a far saltare fuori. Allora, sto andando con la trebbia al campo 30, 38, perché serve, cioè mi pare dovesse
dovrebbe esserci frumento, se non sbaglio, pure lì, quindi andiamo a trebbiare un po' di frumento, così vediamo anche un po' l'opera, la nostra nuova CR, visto che nello scorso episodio l'abbiamo vista molto molto velocemente. E vabbè, così. Mentre appunto sta facendo la vasca, che non me la sono dimenticata, abbiate pazienza. E a giorni penso che intanto che finiremo l'in-game, intanto magari se volete, vi porto già la nuova, il nuovo progetto, che quasi al 100% ho già deciso quale sarà, e quindi molto probabilmente sarà una cosa che ho pensato. Se volete, ditemelo che vi porto al 100% il primo episodio del nuovo progetto di My Mood. Purtroppo in tantissimi mi avete chiesto cioè, che cazzo stavo dicendo? Di fare dei piccoli tutorial su come fare mod o modellare o cose simili. A me, ragazzi, piacerebbe farlo, però non è una cosa semplice veramente, perché uno, sto imparando pure io, e quindi non sarei capace, diciamo, non sarei in grado, e magari finirei solo per dirvi delle cazzate enormi, e quindi oltre a fare la figura di merda voi non imparereste. Quindi forse è meglio che faccia ancora un po' di esperienza e poi aiutarvi e magari insegnarvi. Quindi mi spiace, ma per il momento non penso proprio che farò video simili. Mi dispiace, ma al momento è così. Poi ho visto che le lezioni di Courseplay vi stanno piacendo. Mi fa piacere che vi piacciono. E poi che altro che devo dirvi? Ah, e in tantissimi di voi mi chiedete come fare. Eccolo qua, una bella offerta che ci serviva. Un attimo. Vediamo. Per 1,9. Io direi di andare a vendere tutto il frumento, anche se non è tantissimo. Allora, un carro lo lascio qui, che forse è anche meglio. E un carro lo mando a vendere. Bene, 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 bene. Anzi, facciamo una cosa diversa. Questo. Allora, qui tu fermati. Come cazzo era? Ok, così. Questo lo lasciamo qui, che tanto dovrà raccoglierci la paglia dopo, non appena la trebbia andrà avanti. A parte che secondo me sulla trebbia dovrebbe starci tutto questo campo. No, forse non ci sta per un pelo. No, no, non ci sta. Vabbè, lasciamo stare. Andiamo a vendere tutto alla grande richiesta con Courseplay, così intanto facciamo altra roba. Appunto, vi insegnerò a fare anche questo nelle lezioni di Courseplay. Ora non so quando uscirà questo video, magari vi avrò già spiegato come fare. Comunque sia, sarà una lezione che vi farò, che cazzo, porca troia, o che vi avrò già fatto, quindi bene. La volevate in tantissimi anche questa. In tanti mi avete chiesto modalità trasporto, modalità scarico trebbia e grandi richieste, e tanti di voi volevano anche sapere come pestare al BGA, cosa semplicissima, ma che comunque vi farò vedere. Allora, qui anzi, intanto porto là un trattore, che cazzo, non ho neanche un trattore libero. Volevo lasciargli praticamente questo carro qui alla trebbia, là, in modo che appena sia pronto, fosse pronta, gli avrebbe scaricato nel rimorchio. Però forse è meglio se. Boh, sono un po' indeciso. Facciamo così, dai. Allora, lasciamo. No, questo devo per forza. Facciamo così, facciamo un piccolo taglio, così mi organizzo un attimo e abbiamo già tutto organizzato, diciamo. A dopo. Perfetto ragazzi, rieccoci qui. Allora, ho finito di trebbiare anche questi due campi. Eccolo qua, dov'è? Il Lamborghini pronto per andare a vendere tutto. Devo fare la svelta perché ci mancano solamente 4 minuti e poi finirà l'offerta, come potete vedere da qui. Allora,
Poi qui, vabbè, stavo trinciando. Qui avevo lasciato New Holland e qua ero appunto qui per farvi vedere che volevo comprare questo campo, che il 37 ci serve proprio, quindi direi di comprarlo. Ottimo. Sì, ho deciso di comprare anche qualche campo in più visto che ci serve, ne abbiamo pochi. Ora 2, 4, 6, 7 ne abbiamo. Abbiamo una bella trincia grossa, una bella trebbia grossa, direi che un po' di campi in più non farebbero male. Poi ho pensato di utilizzare la machinery rental, eccola qui, e di noleggiare un attimo, un spandi concime, eccolo qui, un spandi letame più che spandi concime, eccolo qua, noleggiamolo per un giorno, perfetto. Perché ho notato che abbiamo poco concime liquido e quindi intanto che si ricarica il concime liquido, diciamo, nel senso intanto che le mucche ce lo fanno, noi andiamo a spargere quello solido. Ho già portato anche il concime, eh sì, il concime, il liber là dalle vacche, in modo che possiamo vendere, cioè caricare il nostro spandiletano. Guardatelo qua che carino. Così, che cazzo? Come al solito la fisca della Giants fa miracoli. Allora, vediamo se quello là è andato a scaricare, visto che mancano solamente 2 minuti. O se si è perso. Ecco, lo sapevo. È successo un casino. Ah no, era proprio lì per scaricare. L'ho fermato proprio nel momento propizio. Poverino. Fa, una volta che sono arrivato, dovevo scaricare, mi hai fermato. Vabbè, scarica. Big money in arrivo, perfetto. Allora, stavo dicendo che così almeno facciamo qualcosa di diverso dai precedenti episodi, visto che ultimamente stiamo facendo più o meno le stesse cose. E vabbè. Avendo l'azienda più grande con più campi e tutto quanto, è molto molto più comodo poter fare anche più lavorazioni in diversi punti, diciamo, tipo sui campi, che cazzo, sui campi 36 37 si potrebbe per esempio trinciare, mentre sui campi non so, quelli della farm si potrebbe trebbiare, per esempio. E che altro? Devo dirvi che non mi ricordo più. Ah sì, qui fa un po' fatica il case, si vede che servono qualche cavallo in più, però dai. Puoi farcela, visto che devi lavorare solamente un giorno. L'ho noleggiato solamente per un giorno, dovrebbe farcela. Allora, vedete che ho già preparato lì. Che cazzo? Il liber. Comunque la machinery rental è veramente una gran figata. Vi consiglio, se non la conoscete, di andare a vedere il video appunto di presentazione che ho fatto. L'ho presentato su Farming Italia, ci ho fatto anche il video, quindi io vi consiglio di andare a dargli un'occhiata, perché veramente è una gran figata poter noleggiare i mezzi, specialmente per gente come noi che si diverte a fare carriere. E quindi ci è tornata utile, come avete visto anche qui nella serie. Questa non sarà l'unica volta in cui la utilizzeremo, ma penso che la utilizzeremo anche in futuri episodi, diciamo. Ora vediamo. Mettiamoci sopra senza spaccare lo spandiletame noleggio. Eccolo là, subito a spaccarlo. E poi che altro? Ah sì, ho notato che al video di Akinator dello speciale di 1400 iscritti non ha raggiunto molte visualizzazioni e sinceramente non capisco perché. Visto che i pochi che l'hanno visto, i pochi, alla fine 500 visual mi pare le abbia fatte, però alla fine su 500 visual che ha fatto ha ricevuto davvero tanti mi piace, il che vuol dire che il video è piaciuto. Non capisco come mai non abbia fatto un po' di visualizzazioni in più, almeno 800, non so, visto che è un video che a me ha fatto parecchio piacere registrare. Comunque sia, se avete voglia, andate comunque a fare un giro e nel senso a vedere il video, secondo me vi può piacere, quindi se vi va, visto che ci ho speso molto tempo per editarlo, magari mi farebbe anche molto piacere, però vedete voi.
Comunque, ora lo carico per bene, lo sbandellettame. E che cazzo fa? Ah, questi bug. Vabbè. E faccio un piccolo taglietto, lo carico e ci vediamo tra pochissimo. Bene, eccoci qui anche sul campo. L'ho caricato e l'ho portato qui. Non l'ho riempito al 100%, non mi sono accorto. Pensavo fosse pieno, vabbè. È al 98, quindi diciamo che va bene. Eccolo qui. Così diciamo che anche utilizzare la machinery rental viene molto comodo secondo me. Quindi penso che lo farò più spesso. Almeno vediamo anche lavorazioni diverse, possiamo comprare macchine per un giorno, due, quello che ci serve, poi gliele ridiamo. Quindi diciamo che ottima cosa, dai, magari la implementeremo anche in futuri episodi. Comunque sia, volevo chiedervi che altri acquisti mi consigliate di fare. Pensavo di comprare ancora un campo, magari dopo ancora uno, servirebbe magari quello vicino a BGA. Comunque vedremo. Vi ringrazio, anzi, no, vabbè, dai, che direi anche di chiudere perché ho già passato un po' di tempo. Vi ringrazio per la visione. Sì, qui intanto Casey sta facendo una fatica madornale andare su. Vabbè, prossima volta ci organizzeremo meglio. Vi ringrazio per la visione. Ora vi faccio vedere anche un po' come siamo messi. Qui stiamo finendo di seminare appunto lo stesso campo. Qui concimando. Qua la nostra trincea è ancora qui. Là c'è il liber. Qua c'è la trebbia. Ecco, qui è già tornato in farm. Mi raccomando, a Sketch Penso, seguite le prossime lezioni di Courseplay perché vi torneranno molto utile. Comunque nel giro di 2-3 settimane usciranno pian piano una dietro l'altra. Qui c'è l'altro New Holland, qua c'è la seminatrice, qua ancora il nostro Spandi. Chiudiamo appunto su di lui. Niente ragazzi, per oggi è tutto e al prossimo video. Ciao ciao!